A me piace lavorare proprio su quello che va fatto in campo, cercare di, anche se il tempo è poco, sicuramente provare a dare dei compiti e a dare delle cose dove i ragazzi possono trovarsi in campo e avendole provate magari capire cosa fare. Poi c'è ancora tanto da fare perché in fase di possesso siamo ancora tanto macchinosi, abbiamo usato pochissimo i quinti. Dovevamo secondo me fare anche il terzo gol perché non si sa mai perché prendi un gol si apre tutto, però come atteggiamento, come intensità e come anche ha detto bene, come voglia di provare a mettere in pratica quello che è stato fatto, sono molto soddisfatto di questa gara. Mister, poi un'ultima cosa, Galano ha detto una cosa poco fa, DAZN interessante, abbiamo fatto una partita da squadra e ora siamo una squadra. Una dichiarazione del suo giocatore che lei credo che abbia motivato tantissimo in questa settimana, che ha aggiunto anche, io sono un tipo particolare, se sento la fiducia poi mi esprimo al meglio. Probabilmente, insomma, ha racchiuso il suo lavoro in questi pochissimi giorni, Galano, con quelle parole. È vero, è stata una partita da squadra, e anche se poi bisogna ribadirlo ogni volta perché non è mai scontato, nel senso che abbiamo detto ieri è il giorno zero, adesso siamo il giorno uno, ma il giorno uno non deve farci sentire soddisfatti. Abbiamo tolto l'ultimo posto da classifica, e qualcosa già è buono. Però allo stesso tempo dobbiamo solo pensare ancora a lavorare da tutti i punti di vista. Sono contento che abbiano segnato i due attaccanti. Potevamo segnare anche con altri giocatori, però mi piace come atteggiamento, mi piace l'atteggiamento che ha avuto Cristian, mi piace l'atteggiamento di tutti i ragazzi, perché vi garantisco che sono andati in fatica e in fatica sono stati bravi a rimanere concentrati su quello che andava fatto. Buonasera, come gestire le Io conosco solo una maniera che è lavorare. Logico che poi ci sono dei giocatori come può essere lui che ha bisogno di un'attenzione particolare, magari va a letto nelle fasi di recupero, va, però sempre più uno mette gambe in settimana è più facile che magari si stanchi meno in partita. Poi lui è uno che ha una fisicità impressionante, quindi logico che dobbiamo veramente fare un lavoro. Che speriamo che di non incappare in problemi. Ma come dobbiamo mettere gamba, secondo me, un pochino in tutte le zone del campo. Ecco, mister, ecco, volevo fare una domanda che poi è una considerazione, perché è chiaro che insomma, abbiamo visto una vera squadra in campo, ha dimostrato di saper stare in campo questa squadra, attendiamo naturalmente conferme, ci è piaciuta molto la fase di non possesso che a mio avviso è stata impeccabile, anzi le dirò di più, la fase di non possesso è chiaro che coinvolge anche gli attaccanti, però secondo me, per ricollegarmi a quello che diceva poc'anzi, forse i difensori sono stati più bravi oggi questa sera degli attaccanti, perché poi insomma ci sono state quelle 4-5 palle gol nitide per chiudere il match e la squadra non c'è riuscita. No, beh, non è proprio stata di dire bravi o cattivi, sono stati veramente tutti bravi. Poi c'è stata tanta sofferenza. Siamo partiti per andare a prenderli alti e se, i primi 10 minuti, secondo me, è venuto un bel segnale. Logico che poi per prendere in una certa maniera devi andare a limare gli automatismi e ancora c'è da lavorare perché dopo un quarto d'ora, secondo me, qualcuno era già che un pochino boccheggiava, però. Questo credo sia normale dopo qualche giorno d'allenamento, soprattutto quando, e continuo a ribadirlo, io non vado a giudicare chi ha lavorato prima di me, quando gli chiedi corse diverse, certe corse hanno bisogno di un lavoro diverso, senza, e quindi insomma va bene così. Poi anche gli attaccanti hanno dato una grande mano in fase di non possesso, quindi magari può essere che nel momento in cui dovevano andare a segnare, un pochino di lucidità è anche mancata. Buonasera. Allora, giorno zero, partita zero, Bene, bene, perché mi è piaciuto come hanno interpretato dall'inizio. Questa è una squadra che secondo me ha delle gambe importanti perché basta vedere le ripartenze con che frequenze sono state fatte. E mi è piaciuto molto chi è entrato perché è stato bravo a rialzare i ritmi e a dare ancora intensità, insomma,
ha detto bene prima Cristian Galano, è stata una partita da squadra, di sofferenza, come è giusto che sia un derby, però una sofferenza dove se c'era una squadra che doveva fare ancora un gol in più, fossimo ancora noi. Quindi, insomma, va bene così. Buonasera mister Valerio De Carolis, forzapescara.com, mi presento perché non ci siamo ancora conosciuti. Io le volevo, benvenuto intanto a Pescara da parte mia, le volevo chiedere se a me è parso un Pescara che è vero, tante difficoltà in alcune situazioni a livello proprio di magari ci sta a subire un po', a attendere molto con concentrazione, con idea, però è una squadra che mi è sembrata anche cresciuta un po' dal punto di vista proprio strettamente mentale, fisicamente ce lo siamo detti, ok, bisogna lavorare, però questa è una squadra che mi sembrava libera, cioè consapevole ad un certo punto, giocatori che finora non si erano presi grandi responsabilità, invece oggi mi sono sembrati volersi prendere queste responsabilità, parlo di Memushai, parlo di Galano, quindi anche da un punto di vista mentale è soddisfatto di questa partita del Pescara. Molto, molto, perché se è vero che come gamba appunto dobbiamo rimettere minuti, dal punto di vista dell'intensità di attenzione c'è stata per tutti i 100 minuti. E quindi sì, sì, da quel punto di vista sono molto contento. Prima che mi dimentichi, dovrei fare due dediche però per questa prima gara. Okay. Una per Ernesto, per il medico che io ho conosciuto da avversario, però so a quante persone sono legate a lui, sia a livello di società, di squadra, di ragazzi, e sia a livello anche di città. E un'altra dedico a mia figlia, che oggi fa 16 anni, e come papà penso sono assente, e quindi ogni tanto bisogna almeno queste piccole cose ricordarsi. Ecco, mister, questo le fa molto onore, soprattutto aver ricordato Ernesto Sabatini, che ha legato il suo nome, la sua immagine per ben 25 anni al sodalizio biancazzurro. Tornando alla partita, due cose proprio velocemente, tatticamente. Ecco, sulle palle inattive, almeno mi è sembrato, sui corner, due vanno a uomo e gli altri a zona? In una zona mista, tre o quattro vanno a uomo e gli altri a zona. Poi dipende dagli avversari e dipende un pochino da cosa ti trovi davanti. Ma, però anche là mi è piaciuta l'attenzione che è andata a limare ancora degli errori di posizionamento e magari di abitudine che logicamente ancora manca. E poi ho notato un'altra cosa, nelle coperture preventive la squadra è stata molto attenta, quando Bellanova per esempio spingeva, Balzano scivolava tempestivamente per dargli copertura. Sì, sì, a me piace che questi che cinque siano un po' collegati tra di loro e che in base a dove c'è lo sviluppo di gioco ci sia uno scivolamento della difesa. Perfetto. Mister, buonasera, Francesco Paolo Salviani, Delfino News, non so se mi vede. Ecco, mi riallaccio alla domanda di Valerio De Carolis, no? Appunto il punto di vista mentale di questa squadra, però secondo me la parola che racchiude tutto è sicurezza, ecco. Questa squadra è sembrata sicura finalmente questa sera. Come è riuscito a dare questa appunto capacità mentale a questa squadra, a questa sicurezza nello scendere in campo? Perché a me piace appunto lavorare su concetti concreti, cioè la sicurezza cosa vuol dire? Non deve essere un termine astratto, vuol dire fai questo in questa situazione, fai questo in questa situazione e cercare di metterne più possibile. Poi logico che in pochi giorni tutto non riesci a fare, e lì poi ci va l'interpretazione anche dei giocatori. Oggi c'erano in campo giocatori di grande personalità e di esperienza, appunto penso a Valdifiori, penso a, insomma, a Memushai, ma a Salvatore Dietro, insomma, ma tanti anche a Balzano, insomma, quindi alla fine quando è così tu tracci le linee e poi chiedi a loro di mettere anche quello che sanno che certi tipi di giocatori hanno dentro. Però mi piace sempre tracciare le linee, appunto, non è sicurezza, qua va fatto questo, qua va fatto questo, poi dopo se non riesce ne parliamo in settimana dopo, però quello che abbiamo provato va fatto. È la tenuta, cioè dobbiamo andare un po' a prendere giorno dopo giorno. Però a me è piaciuto un sacco, la prima palla ha fatto subito un contrasto in scivolata fantastico da giocatore, vero? È un giocatore per noi importantissimo.
I tempi, come si fa a saperli? Io spero che siano, che sia a disposizione, ci dà una mano come tutti gli altri nel più breve tempo possibile. Eccolo qua. Però poi dopo dobbiamo vedere, insomma, come lavorarci.